Buonasera, benvenuti a questo appuntamento con l'informazione di ETG Regione. Apriamo il nostro giornale con la notizia della scomparsa la scorsa notte dell'ex Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Scalfaro aveva 93 anni ed era salito al Quirinale dal 92 al 99. A nome di tutta la nostra regione, il Presidente dell'Emilia-Romagna, Vasco Errani, ha espresso sentimenti di profonda commozione. Per Errani, Scalfaro è stato una grande personalità della politica italiana e con il suo settennato ha dato un contributo fondamentale alla qualità della democrazia in Italia, alla crescita del sistema delle autonomie e al dialogo tra le istituzioni della Repubblica. È quella che si è appena conclusa, è stata per la nostra regione una settimana caratterizzata da diverse scosse di terremoto che hanno anche raggiunto magnitudo 5.4. Le scosse sono state avvertite in tutte le province dell'Emilia-Romagna e in particolare in quelle vicine all'epicentro, ovvero tra Parma e Reggio Emilia, ed è proprio a Reggio Emilia che la Presidente della provincia Masini ha fatto un primo bilancio degli effetti di queste scosse. Vediamo. Non abbiamo danni strutturali forti in provincia di Reggio Emilia. Devo dire che la macchina operativa ha risposto magnificamente, c'è stato un fortissimo coordinamento sotto l'impulso sia della regione che delle prefetture. La provincia si occupa di coordinare, oltre alle proprie attività, anche la protezione civile provinciale, che è pronta per ogni evenienza, ma non abbiamo al momento motivi di particolare preoccupazione, anche se va detto che i terremoti non sono prevedibili e quindi bisogna essere sempre pronti ad intervenire, ma mantenendo anche una relativa calma. Nei prossimi giorni si passerà alla conta dei danni, ben visibili le fessurazioni sui dipinti della sala del Consiglio del Palazzo della provincia. Si tratta di una struttura storica, no, di oltre 200 anni, quindi stiamo facendo le valutazioni per verificare anche di capire in prospettiva quali sono gli interventi necessari per renderla più resistente e per evitare appunto danni. Ma appunto, come diciamo, le scosse sono state diverse, si parla di sciame sismico e la preoccupazione è che si possano ripetere anche nei prossimi giorni. Per questo la Protezione Civile non abbassa affatto la guardia. Ha fatto il punto il responsabile provinciale di Reggio Emilia della Protezione Civile, appunto Luciano Gobbi. Sentiamo. Cosa dobbiamo aspettarci? Nulla, nel senso che il tema sismico è assolutamente un tema non prevedibile per quanto riguarda appunto l'evento che potrebbe accadere. Però devo dire che l'allerta 3 testimonia come tutto il meccanismo della protezione civile, che fa perno appunto sulla regione, sulle province, sui comuni, sulle prefetture, è in questo momento attivato per poter far fronte a eventuali emergenze. Quindi diciamo che la macchina della protezione civile si è avviata, è pronta a partire, speriamo che non ce ne sia bisogno, e quindi diciamo questo importante evento che è accaduto nel Parmense ha dato la stura ad attivare appunto il sistema della protezione civile regionale e in particolare per le province di Reggio e di Parma, particolarmente colpite in queste due giornate dal 25 al 27 con due scosse significative. E ci spostiamo ora a Modena. La cronaca: è stato condannato all'ergastolo Vittorio Miani, ritenuto colpevole dell'omicidio dell'amico e socio Franco Gatti, avvenuto nel 2010. L'uomo è stato ritenuto colpevole dal tribunale, ma sconterà la pena a casa sua data l'età. Sull'argomento vediamo questo servizio. Era il 2 agosto del 2010 quando il corpo dell'imprenditore Franco Gatti, scomparso il 29 luglio, veniva ritrovato in una cisterna di liquami di un casolare a Sant'Antonino di Casalgrande di proprietà della famiglia Miani. Per quell'omicidio la Corte d'Assise ieri ha condannato all'ergastolo il 74enne Vittorio Miani. La sentenza è arrivata dopo due ore di Camera di Consiglio. A presiedere il collegio lo stesso presidente del Tribunale, Francesco Maria Caruso. Dunque i giudici Togati e Popolari insieme hanno dato ragione all'accusa, sostenuta dal pubblico ministero Katia Marino, secondo la quale il colpevole dell'assassinio è il 74enne per avere premeditato il delitto, per avere occultato il cadavere e per avere incendiato l'auto dell'imprenditore. Colpo di scena durante l'udienza, a parte la scossa di terremoto, che comunque non ha interrotto lo svolgimento del procedimento, le dichiarazioni di Miani. Il 74enne, che per un anno e mezzo si è avvalso della facoltà di non parlare, ha confermato di essere stato al casolare con la vittima ma di non averlo ammazzato e che in quella circostanza Franco Gatti era stato avvicinato da due sconosciuti.
due soggetti che avrebbero spaventato molto l'imprenditore di ceramiche, mettendo in fuga lo stesso Miani. Ma la dichiarazione improvvisa del 74enne non ha impietosito la Corte, che alle 19 lo ha dichiarato colpevole. Al momento Miani resta agli arresti domiciliari, i suoi legali ricorreranno alla Corte d'Appello. Alla famiglia Gatti e alla ditta Dosem, di cui la vittima era titolare, è stato riconosciuto un risarcimento di 270.000 euro che potrebbe aumentare in sede civile alla conta dei danni. Per la moglie dell'imprenditore è stata fatta giustizia. E cambiamo decisamente argomento. Preceduta dalla promessa di contestazione di alcuni centri sociali da qualche incomprensione tra Università e Consiglio Comunale, comincerà domani la visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a Bologna. L'occasione è l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Alma Mater e il conferimento al Capo dello Stato di una laurea honoris causa in relazioni internazionali. La città è pronta, sentiamo ora due esponenti del mondo economico e politico, il significato per Bologna di questa visita, l'intervista di Francesco Spada. Senta Presidente, la porto a lunedì, martedì, Napolitano a Bologna, è una grande occasione per la città, adesso al di là delle scritte è una grande occasione per la città di Bologna che si presenta in qualche modo in tutta Italia così. Ma noi abbiamo avuto un momento, diciamo, di ombra dovuto al fatto che ci siamo ritrovati ad avere 3 anni di campagne elettorali, di non avere per un lungo periodo purtroppo un'amministrazione, quindi oggi siamo nella normalità. Allora, se è vero che noi apparteniamo a quell'area che è una delle più sviluppate d'Europa, non lo siamo certamente diventati per magia, è evidente che noi abbiamo capacità, fantasia, potenzialità, entusiasmi per avere questa posizione, che non l'abbiamo persa nonostante tutto. La presenza del Presidente della Repubblica credo che possa intanto certificare questo e possa dare in questo momento anche la fiducia e anche l'entusiasmo al suo peso, perché abbiamo assolutamente bisogno di essere tutti capaci e indotti a guardare avanti e guardare lontano. Sì, sono d'accordo, dobbiamo concentrarci sul significato istituzionale di questa visita. È un onore, è un orgoglio per la nostra città, per la nostra realtà avere qui il Presidente della Repubblica, soprattutto in una fase particolarmente difficile come quella che stiamo vivendo. Averlo qui tra di noi, con le istituzioni e i cittadini, significa appunto guardare con fiducia, con maggiore fiducia e speranza al futuro. E non solo gli studenti, gli indignados, ma anche i giovani del PDL annunciano contestazione al Presidente della Repubblica Napolitano, atteso appunto domani a Bologna. Faremo giungere a Giorgio Napolitano durante la sua visita, hanno detto i dirigenti locali dei giovani del PDL, un chiaro ed evidente attestato di tutta la stima che nutriamo per lui. Ci piace ricordare, motivano, la sostituzione di un governo eletto dal popolo italiano con uno voluto dai grandi potentati economici e dettato dall'Europa, dei banchieri e della Merkel. Un governo questo che, oltre a non avere alcuna legittimazione popolare, si sta distinguendo per essere forte con i deboli e deboli con i forti. E cambiamo nuovamente argomento. Dopo la denuncia del procuratore generale dell'Emilia-Romagna, le donne, oggi a Bologna i giornalisti hanno manifestato la loro solidarietà a Giovanni Tiziani, il giovane cronista della Gazzetta di Modena, che dallo scorso dicembre vive sotto scorta per i suoi articoli di stampa sulle infiltrazioni mafiose nella nostra regione, in Sala Farnese, a Palazzo d'Accursio. Era presente lo stesso Tiziani. Vediamo il servizio. Un contratto di lavoro con il gruppo L'Espresso è l'unica buona notizia per Giovanni Tiziani, il giovane cronista precario della Gazzetta di Modena, sotto scorta dallo scorso dicembre per i suoi articoli sulle infiltrazioni mafiose in Emilia-Romagna. Infiltrazioni di cui ha parlato anche ieri il procuratore generale dell'Emilia-Romagna, Emilio Le Donne, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario. Per Le Donne le cosche hanno sottoscritto una sorta di pace mafiosa per la spartizione del nostro territorio. Sicuramente c'è una sorta di alleanza fra le varie organizzazioni mafiose, nel senso che non si uccide, non si spara e sicuramente ci sono degli equilibri che si sono ormai consolidati. E c'è un episodio anche che riguarda Reggio Emilia, risale al 2006, dove proprio le cosche che operano sia in Calabria che a Reggio Emilia parlavano di una nuova pace fra queste famiglie e di un ritorno all'antico, proprio per
e tornare agli affari e posare le armi, diciamo, e ricominciare appunto a fare affari in Emilia Romagna. Quindi è un'ipotesi seria e quindi anche per questo, proprio perché non c'è violenza, la situazione è molto più invisibile e quindi crea meno allarme sociale. Io mi chiamo Giovanni Tizian e il nome della campagna di sensibilizzazione, di solidarietà e sostegno al giovane cronista minacciato dalle cosche, perché il primo obiettivo dei mafiosi è l'isolamento delle loro vittime. Per le istituzioni locali, ha invece detto la vicepresidente della regione Simonetta Saliera, il primo passo è la consapevolezza. Siamo assolutamente consapevoli che le infiltrazioni ci sono, ma ci deve essere un movimento forte di consapevolezza e di reazione da parte delle nostre comunità, in una rete fra enti locali, associazioni e naturalmente le forze dell'ordine per un contrasto ancora più efficace. E cambiamo nuovamente argomento. Le immagini di un rinoceronte e una gazzella saranno realizzate con la tecnica delle foto lenticolari. Sono opere d'arte vincitrici di un concorso della Coop Murri e, una volta realizzate, saranno collocate dalla cooperativa edificatrice in via Carlo Marx a Bologna in un edificio di prossima costruzione. Vediamo. Il giovane artista Federico Lanaro ha vinto la 7ª edizione di Murri Public Art, il concorso d'arte per spazi urbani promosso dalla cooperativa Murri allo scopo di promuovere il senso del bello nella realtà urbana. La premiazione oggi nel corso di Arte Fiera in svolgimento a Bologna. Sono molto contento di aver vinto questo premio, che è molto prestigioso, e sono stati anche dei predecessori illustri e sono molto contento. Sono contento anche dell'opera presentata, quindi che sarà messa in questo spazio pubblico, in questa nuova costruzione della Murri, che ringrazio. Sarà un edificio vissuto nel quotidiano, quindi qui in Italia, così. E ho scelto degli animali invece esotici proprio per esagerare questo concetto, insomma. E quindi noi che costruiamo case, che ci interessiamo appunto anche degli aspetti, diciamo così, estetici, oltre a quelli della qualità più complessiva, abbiamo deciso di collocare presso i nostri interventi le opere che premiamo nel corso del Murri Public Art. Nello sport, il calcio, risultati di Serie A per le emiliane a Roma: Roma 1, Bologna 1, a Cesena, Cesena 0, Atalanta 1. Ieri il Parma ha pareggiato a Catania per 1-1. Per la Serie B, ieri a Pescara il Modena ha perso per 3-1 contro i padroni di casa, mentre il Sassuolo ha battuto il Verona per 2-0. Lega Pro, Girone A, la Reggiana ha battuto a Como, la squadra di casa, per 2-1. E con lo sport è tutto, vi auguro buona serata, appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Di nuovo buona serata.